Человек-паук 5000. Ehi, agente! Ci siete tutti questa sera? Avete bisogno di me? Siamo qui per catturare quel dannato gatto scassinatore. È un mese che lo stiamo cercando e ora sembra proprio che sia nascosto da queste parti. Il mio buon vecchio sesto senso di ragno. Bene, ragazzi! L'ho trovato, è qui dentro! Mi arrendo! Fatemi solo uscire vivo da qui! Questa notte hai dato prova del tuo coraggio, uomo ragno. Non sei poi così cattivo e per la tua collaborazione avrai un riconoscimento. Grazie per le sue parole, ma ora devo proprio andare. Sa, una certa persona mi aspetta alle 8 in punto. Oh, Peter, sei proprio in perfetto orario. Non potrei mai far aspettare la mia ragazza preferita. Sai, sono molto curioso di sapere che sorpresa mi hai preparato. Siediti comodo sulla sedia dello zio Ben e aspetta paziente. Ah. E ora le nuove avventure del grande vendicatore dello spazio. Non dirmi che questa è la sorpresa, cartoni animati in televisione. Oh, lo so, Peter, che a te piacciono i programmi d'avventura. E poi, in questa serie i personaggi sono tutti buoni. Non sono degli uomini cattivi come quello spaventoso uomo ragno. Vai, in questa cella sarai al sicuro. Non mi sembra che ti vogliano molto bene. Benvenuto tra noi, gatto scassinatore. Così? Il mio compagno di cella è il famoso Camaleonte, maestro del travestimento. A giudicare dall'accoglienza che hai ricevuto qua dentro, sei piuttosto celebre anche tu. Sì, è per via della mia conoscenza con un ragazzo responsabile della carcerazione della maggior parte di loro. Ah, e chi sarebbe? Era già da diverso tempo che un certo Arrampicamuri aveva cominciato la sua carriera. Da principio voleva diventare una grande star della televisione. Perché non lasci questi giochetti e diventi un supereroe, uomo ragno? Vieni con me e ti farò diventare un milionario! Qualche tempo dopo un ladro penetrò nella casa di Ben e May Parker. Purtroppo Ben ebbe un incidente fatale. Avrebbe potuto farla franca se non fosse stato per l'Arrampicamuri, che volle catturarlo personalmente. Oh! Che sorpresa per il filatele. Il ragazzo responsabile della morte di Ben Parker era lo stesso ragazzo che lavorava con lui negli studi televisivi. E quella fu anche la prima volta che usò i suoi superpoteri per combattere il crimine. Conoscevo molto bene quel ragazzo, era mio cugino. Da quel momento l'uomo ragno iniziò la sua battaglia contro il crimine. Ah, credo proprio che ti abbia mandato il destino. Devi sapere, amico, che è da molto tempo che progettavo un piano per eliminare un certo criminale dei bassi fondi di New York. Ma non potrò agire finché sulla mia strada ci sarà l'uomo ragno. E cercare di combatterlo con la forza è da stupidi. Ma ora forse c'è un mezzo più semplice e più ingegnoso per farlo sparire. Certo, il nipote di Ben Parker, Peter, quel reporter che guarda caso riesce sempre a fotografare l'uomo ragno. Sì, e Peter vive con la sua vecchia zia, la vedova di Ben, May Parker. Sì,
molto interessante. Ragazzi, questa notte state tutti molto attenti. Oh, non addubiti, signore. Io devo andare a casa, Sam. A domani, direttore. Cosa facciamo, Camaleonte? Aspettiamo, Colin, e prepariamo il piano per distruggere quell'odioso e fastidioso insetto. Mi scusi? Non le dispiace se mi siedo qui un po' con lei? Oh, sì, la prego. Sto solamente aspettando mio nipote. Io mi chiamo Colin Clark. Vengo qui spesso. È molto confortevole, sa, da quando sono rimasta sola. Come la capisco, signora. Anch'io sono vedova. Sì. Oh, ma guardi quel signore, che era distinta che ha. Sì, proprio lì. Oh, oh, non è possibile. È Ben. Ben, mio marito. Ben, caro. Aspetta, non andartene. Puntuale come sempre. Zia May, ti senti male? Io ho visto tuo zio Ben, è andato là nell'altra sala. Non è possibile. Signore, ha visto entrare qualcuno? No, nessuno, assolutamente. La ringrazio. Forse è lo spirito di suo marito che vuole comunicare con lei. Il suo spirito? Io conosco un uomo che potrebbe aiutarla, un famoso medium. Il grande Mentar. Mi dispiace, zia May, ma nessuno lo ha visto. Io sì, io ho visto Ben. La ringrazio, signora, per avermi accompagnata, la ringrazio moltissimo. E io spero che qui trovi la sua risposta. La chiamerò più tardi. Oh, grazie ancora. Buongiorno. Signora Parker, il grande Mentar la sta aspettando, venga. Conosce il mio nome? Si accomodi, signora Parker, da questa parte. Oh, la ringrazio, cara. Non la ingannerò. La signora Clark mi ha informato della sua visita. Si segga, prego. Io so che lei desidera mettersi in contatto con lo spirito di suo marito. Si concentri su di lui, con la mente e con il cuore. Bravo, Mentar, meriti un Oscar. Oh, spirito del mondo, io ti prego di darmi un segno della tua presenza. Noi desideriamo metterci in contatto con lo spirito di Benjamin Parker. Ora si concentri, signora Parker. Ehi, mia cara! Sapevo che saresti venuta, ma io non posso restare, May! Ben, caro, cosa c'è che non va? Potrei essere ancora vivo, ma a causa dell'uomo ragno, ora non più. A causa dell'uomo ragno? Sì, e mi è impossibile restare. Ma ci deve essere un modo perché tu possa trovare la pace. L'uomo ragno deve essere punito e consegnato a Mentar, ricorda! Se non fosse per l'uomo ragno, io oggi potrei essere ancora vivo, ricorda. Ben! Il contatto psichico è stato interrotto, signora Parker. Le forze si sono indebolite, mi dispiace. Ma forse con questo amuleto magico riuscirà ancora a mettersi in contatto con Benjamin. La collana e l'amuleto sono un mio dono personale, signora Parker. Le indossi sempre, sempre. Che profumo è molto piacevole. Peter, tu che conosci l'uomo ragno, non potresti farmi incontrare con lui? Pensavo che tu avessi paura dell'uomo ragno. Credo che il bug l'abbia esagerato sulla cattiveria dell'uomo ragno.
E poi la polizia gli sta dando un riconoscimento. Se vuoi veramente incontrarlo, ti va bene per questa notte. Contenta, zia? Sarà qui tra poco. Ora scusami, devo andare a studiare in biblioteca. A presto. L'uomo ragno, entri, la prego, si accomodi. Ecco, le ho cambiato le lampadine, signora Parker. Oh, grazie. Sono lavori che mio nipote si dimentica sempre di fare. A me il dottore ha detto di prenderne solo una per dormire, ma non so quante ne occorrano all'uomo ragno perché si addormenti. Eccomi, dolcetti fatti in casa e un buon latte caldo. Buono. Grazie, signora Parker. Alla sua. Alla tua, e per me. I miei sensi di ragno. Oh, che peccato! Il latte forse non era molto fresco. E non dimentichi, ha promesso di tornare presto. Tornerò! Strano però il latte di zia May. Chissà cos'è successo. Ah, la vecchia ha fallito. Qui ci vuole un'altra visita del fantasma di Ben. Oh, Ben, domani è un altro giorno. Bene. Si sta addormentando. Aspettiamo 10 minuti. E ora il profumo ipnotico dell'amuleto mi aiuterà a far apparire il fantasma di Ben. Sembrerà una vera immagine. May, mia cara. Ben! Aiutami, May. Aiutami a trovare la pace. L'uomo ragno deve morire, altrimenti io sarò sempre dannato. Ti aiuterò a trovare la pace. Ricorda il nostro motto. Se la prima volta non hai successo, prova, prova ancora. Ciao, zia May. Salutami l'uomo ragno mentre sono via. Ha detto l'aeroporto? Sì, ma può lasciarmi anche qui all'angolo. Certo. Sei proprio un bravo ragazzo e non so come avrei potuto fare senza il tuo aiuto. Puoi smettere ora, uomo ragno. Ai suoi comandi, signora Parker. Oh, ti prego, chiamami zia May. Va bene, dove vuoi che lo metta? Lasciami pensare, un attimo. Vediamo un poco più a destra. Certo. Un altro poco, perfetto. Va bene così? No. Ma cosa è successo? Oh, santo cielo, mi è scivolato. Io sto bene. Zia May, penso che dovresti prendere un po' d'aria fresca. Sì, buona idea. Sai qual è il posto con tanta bell'aria fresca dove io non sono mai stata? In cima alla Statua della Libertà. Sei fortunata a goderti una vista così bella. È vero, uomo ragno. In un giorno così sereno si può vedere... No, non posso farlo. Io... Zia May! Oh, la colpa è soltanto mia. Non avrei dovuto mettermi queste scarpe così poco adatte. La nostra signora Parker ha fallito in ogni suo tentativo e non è riuscita ad eliminare l'uomo ragno. È ovvio che ha bisogno di aiuto. Un aiuto che coinvolgerà anche lei. Bene. Ma che succede? È la cara zia May. Come mai? Lei è in casa e io la sento qui. Sono Ben, May. Ascolta attentamente. Ma cos'è?
Sarà tutto per domani. Domani l'uomo ragno sarà qui qualche minuto prima di mezzogiorno e tu lo aspetterai. Sto provando, Ben, ma sembra che qualcosa vada sempre storto. Domani prima di mezzogiorno, Ben, io ci sarò. Io ci sarò. Non credo ai miei occhi. Dovrò vederci chiaro in questa storia. Domani riposerò in pace, domani, domani. Ehi, dove è andato? Bene, sto iniziando a capire la tua cattiva reputazione, mio caro amico uomo ragno. Ma oh, non era mia intenzione, zia May. Io mi scuso, ma niente mi impedirà di venire qui domani a mezzogiorno. Conosco. Ed oggi, signori, dal Dipartimento di Polizia, l'uomo ragno riceverà un riconoscimento per il suo grande coraggio. Un grazie a tutti voi, vi sono molto riconoscente. Ma ora devo andare, è troppo importante. Addio, ragazzi! Hanno suonato. Oh, qualcuno ha lasciato un regalo. Congratulazioni, uomo ragno. Ma certo, questo deve essere ciò di cui mi ha parlato Ben. Devo darlo all'uomo ragno esattamente a mezzogiorno. Eccolo lì, puntuale. Presto, spingi il pulsante. Abbiamo solo 5 secondi per andare. Ma la vecchia signora, anche lei ci sarà. Chiudi la bocca! Sono molto curioso, zia May, della tua speciale sorpresa. Non mi dire. I miei sensi di ragno mi avvertono che questa torta non è da mangiare. Ma è da lanciare! La tua torta! Ero sicuro che avrebbe fatto un bel botto. Ma ora devo andare in fondo a questa situazione. Presto! Ci rivedremo, uomo ragno. May Parker non ha ancora finito con te. Ti è sfuggito di nuovo? Non direi proprio. Sono qui! No, ci ha inseguiti. Oh. Il vecchio scherzo del gas. Andiamo, non riuscirà a fermarci. Abbiamo ancora zia May dalla nostra parte. Quello lo tratterrà per un po' e noi potremo fuggire. Ma la polizia ci scoprirà. Vedranno soltanto il grande eroe che oggi hanno premiato, l'uomo ragno. Signora, faccia molta attenzione con questo. È un prodotto molto pericoloso. Sì, bene. È per un ragno molto, molto grande. Cerca di lasciare delle tracce. L'uomo ragno... Oh, oh. Questi chi sono? Prendete questo, bestiaccio! Non pensavo si fermassero così facilmente. Oh, oh mio Dio! Oh, oh. Non trovo pace. La troverai ora, la pace? Aiutami, May. Aiutami a ritrovare la pace. E ricorda, se non fosse stato per l'uomo ragno, io sarei ancora vivo. Se non fosse stato per l'uomo ragno... Cosa? Ah! Pazza! Guardami, non sono l'uomo ragno. Capisco perché porti quella maschera e il tuo volto è ancora più spaventoso, un orrore! Attento! Sta versando un acido! Oh! Ehi, ma dove vai? Camaleonte, usa il freno, presto! Ah.
Il mio piccolo ragno spia mi porterà da loro. Думаю, ваши планы провалились, мистер Маски. Scommetto che questo rifiuto di gioielleria è la causa delle visioni di zia May. Cosa? Cosa è successo? Oh, tu! Tu, gas ipnotico. Hai approfittato di un'indifesa signora. Non potevi cadere più in basso. Farò in modo che tu possa restare in prigione il più a lungo possibile. Io davvero non ricordo molto bene, Peter. Quel terribile gas ipnotico mi ha confuso la mente. Io so solamente che l'uomo ragno... Lui... Lui non è poi così cattivo come alcuni dicono. No, ma come ti è venuta in mente questa strana idea? Io volevo dire che probabilmente era lui che manovrava tutto quanto, qualunque cosa fosse. A volte si vince, a volte si perde.